E adesso andiamo a Roma, sulla Via Latina, per una nuova scoperta archeologica. Ci accompagna Daniela Bisogni. Ecco la Via Latina che collegava Roma con Capua. Secondo l'antica usanza, lungo la strada ancora oggi si trovano i mausolei, costruiti così per trovare più facilmente i propri defunti, ma anche per lasciare liberi i terreni da coltivare. Proseguendo fino in centro, nel quartiere Appio Latino, durante gli scavi di archeologia preventiva in via Luigi Tosti, scopriamo gli ultimi ritrovamenti. Sono stati rinvenuti reperti importanti. Si tratta di tre edifici funerari che risalgono alla fine del primo secolo avanti Cristo, inizio primo secolo dopo Cristo. C'è ancora molto da rinvenire sotto la città? Se scavi sicuramente trovi qualcosa, perché è la storia millenaria che ha fatto sovrapporre ambienti, elementi, reperti, edifici. Le tre sepolture sono vissute in contemporanea, a poca distanza di tempo. In una abbiamo trovato delle tracce di incendio, quindi a un certo punto questo edificio deve essere stato abbandonato. Tra i reperti ritrovati un gocciolatoio a forma di cane, alcuni intonaci e una olla. Questo è un contenitore all'interno del quale sono stati trovati dei resti incinerati di una sepoltura. In realtà non è altro che una semplice pentola, veniva utilizzata normalmente in una cucina dell'epoca romana. Tutto ricoperto, a futura memoria, chissà. Carta d'eccezione.